Salve a tutti ragazzi e bentornati nel nostro canale. Oggi siamo qui per vedere i mulinelli che servono per il maledetto cavallo. Il cavallo è bellissimo. Insomma, il cavallo ti piace o lo odi, ma torniamo ai nostri mulinelli. Ovviamente a casa il cavallo non ce l'ho, però possiamo prepararlo. Iniziamo con un po' di statica. Come prima cosa, impareremo a fare le quattro posizioni dal mulinello. Come vi ha fatto vedere Diego, è importantissimo tenere le spalle spinta per avere la schiena rotonda. Prova anche tu a tenere la schiena rotonda. Ora che sei riuscito a tenere le spalle spinta e la schiena rotonda, prova a tenere il bacino in avanti per fare i mulinelli velocissimi. Ora che hai imparato la posizione da fermo, iniziamo a muoverci. Ma Guido, devi tenere i piedi uniti e farli andare dritti, non come un serpentello, e spingere bene il pavimento con le spalle. Oh, molto meglio! Ora prova tu a scivolare avanti! Bravo, ora sai scivolare in avanti e tenere un buon appoggio frontale. Adesso ci concentriamo avanti e sui lati. Ora abbiamo quasi finito di preparare le posizioni. Prima di lavorare il mulinello, dobbiamo di nuovo concentrarci sul bacino. Sembra sciocco, ma è importantissimo. Prova tu. Ma
finalmente possiamo cominciare a fare qualcosa che assomiglia al mulinello. Questo era il primo mulinello. Per farlo basta avere la gamba tesa e spingere sulle spalle. Prova tu. Ora che abbiamo preparato la rotazione, è il momento di fare un'ultima preparazione per il nostro mezzo mulinello. Farò un mulinello che il mio allenatore chiama passeggiato. Con Diego e Alan avete visto tutte le preparazioni al movimento. Adesso iniziamo a fare i mulinelli veramente. Il mezzo mulinello è importantissimo. Nei mulinelli bisogna stare attento a tantissime cose, ma concentriamoci su due che conosciamo: il bacino avanti e le spalle in spinta. Ora prova tu. Se sei arrivato fin qui, vuol dire che sei pronto a fare un intero mulinello. Ma attento, la seconda parte è più complicata e potresti cadere se non spingi sulle spalle. E adesso ti spiego come spingere sulle spalle. Vai in avanti, metti il peso a sinistra, vai indietro, metti il peso a destra e fai un giro. Poi alcuni girano dall'altro lato e parti davanti, metti il peso a destra, vai dietro, metti il peso a sinistra, vai avanti e come prima. Io non spingo tanto sulle spalle e quindi il mio mulinello è scarso, però tu devi migliorare e diventare più bravo di me. Questa sessione è un po' diversa dalle altre. Vedremo uno studio di elementi che già sappiamo fare o che dobbiamo ancora imparare, che facciamo sul cavallo o al fungo. Perciò useremo questa croce per farvi vedere gli esempi degli esercizi. Partiamo dallo stoclip, che è un movimento perno dove prima metti la mano in uscita, poi fa mezzo giro. Guardiamo prima il video. Io non lo faccio ancora benissimo, però ve lo spiego. Prima faccio un mulinello. Dopo il mulinello sposterò la mano in ingresso avanti di mezzo mulinello e quella in uscita completerà la mezza rotazione, così che facendo perno ho finito il mulinello. Adesso proviamo a guardare il video e quando tornerai potrai provare a farlo in palestra. Adesso che hai fatto il mulinello puoi iniziare a fare il pivot o controrotazione con una croce di scorci di piatta, e adesso ti faccio vedere. Inizi facendo un mulinello, poi fai il pivot. Pivot toglie velocità, quindi il mulinello prima del pivot bisogna farlo molto veloce. Il cavallo ha tre parti e quando saremo junior dovremo imparare a toccare tutte e tre. Nel cavallo bisogna spostarsi da una parte all'altra, vediamo come.
visto, devo ancora migliorare. Però è la prima volta che lo facevo. Concentriamoci sul movimento. Il movimento non è diverso dal solito, però passerò molto più tempo sul braccio opposto alla camminata, quindi io che cammino verso sinistra passerò molto più tempo sul braccio destro. Siamo arrivati all'ultimo movimento e adesso vedremo come studiare le uscite in verticale con rotazione. Bene, spero vi sia piaciuto il nostro tutorial sui mulinelli. Se il video vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi al nostro canale. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Bella a tutti!